Dobbiamo un po' riflettere su quello che è stato Falcone, che cosa ha fatto, il suo impegno, un grande servitore, diciamo, dello Stato. Ma noi dobbiamo un po' seguire le indicazioni che lui ci ha dato. Lui ha detto le idee rimangono, gli uomini passano. Vuol dire che dobbiamo continuare. Che la lotta alla criminalità, alla mafia, è una questione non di un giorno, non è una questione di una commemorazione, è l'impegno di ogni giorno e dobbiamo, come lui stesso diceva, fare, è sufficiente fare il nostro dovere, perché l'illegalità, la mafia, la si combatte togliendo il terreno alla mafia e quindi combattendo nelle piccole cose. La legalità nelle piccole cose, il proprio dovere nelle piccole cose, questo fa legalità. La strage di Capaci ovviamente è una cosa da ricordare ogni anno perché deve passare alle future generazioni. Oggi lo abbiamo fatto in forma statica perché la pandemia ci impone dei comportamenti molto rigidi e deve passare alle future generazioni tutto quello che è successo quel giorno. Io lo ricordo personalmente perché l'ho vissuto, perché ero a Palermo quel giorno. Ho vissuto la camera ardente del giorno dopo, ho vissuto tutti i passaggi che sono stati fatti e sinceramente tutte queste sensazioni devono passare alle nuove generazioni, non si deve dimenticare assolutamente nulla. Ma è molto semplice, secondo me, ecco, il Vangelo ci spinge a considerare al centro della nostra vita, al centro di ogni impegno, la persona umana. E quindi il cristiano non può non promuovere la dignità delle persone. Tutto ciò che offende la dignità dell'uomo deve essere superato ed eliminato. Don Pino Puglisi, Rosario Livatino, non hanno mai piegato la loro coscienza a questi oppressori, a questi mafiosi, ma hanno insegnato il valore della giustizia, della solidarietà, del compimento del proprio dovere e dell'onestà. Questa è fede.